Ecco, allora vi ricordate ecco appunto Gesù che viene dalla Galilea, si fa battezzare, poi da qui viene portato, come faremo noi, sul monte della quarantena dallo Spirito Santo per fare digiuno. E questo è un luogo molto importante per il rinnovo delle promesse battesimali. Ecco, col battesimo inizia la vita cristiana. Col battesimo entriamo nella Chiesa, diventiamo figli di Dio e membri del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. D'accordo? Quindi è un momento di grande grazia, di estrema grazia,
E la Chiesa per questo consiglia di rinnovare spesso le promesse battesimali. Ecco, un momento in cui forse da bambini, ecco, non si ha, cioè sicuramente da bambini non si ha piena coscienza, no? Di quello che i genitori fanno per noi. Allora è importante rinnovare personalmente spesso queste promesse per ricordarci che abbiamo fatto delle promesse attraverso i genitori, il padrino e la madrina. Bene, e queste promesse vanno osservate perché poi il Signore, quando andremo al giudizio, ci chiederà conto di questo. Ecco, allora adesso tra le promesse abbiamo queste. Ecco, rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Ecco, già questo è tutto un programma, rinunziare al peccato. L'abbiamo fatto sempre? Ecco perché poi bisogna anche confessarsi, no? Perché abbiamo fatto la promessa di rinunziare sempre al peccato, a tutti i peccati. Abbiamo fatto sempre, allora è il momento di chiedere perdono, ma anche di rinnovare poi il proposito, nel senso da oggi in poi non vorrò più cedere al peccato, dare spazio al peccato di ogni tipo. Ecco, poi per vivere nella libertà dei figli di Dio, i figli di Dio sono liberi, ma San Paolo mette in guardia i cristiani dicendo: guardate, non fate della libertà dei figli di Dio un pretesto per vivere dissolutamente. Ecco, il Signore ci ha liberato da tutte quelle pratiche dei giudei. Ecco, ne parlavamo ieri, tutte quelle purificazioni, quei bagni rituali, ecco, quelle offerte minuziose, quel regolamento minuziosissimo. Ci ha liberati, però non siamo esonerati dall'impegno di vivere santamente, anzi, dobbiamo fare ancora di più, perché altrimenti viviamo da pagani. Ecco, perché gli ebrei fanno queste cose, i musulmani le fanno e noi pensiamo che non dobbiamo fare niente. Invece noi dobbiamo fare molto di più, anche se Gesù dice non in modo esteriore, non è tanto l'azione esteriore, fare il bagno rituale, non è quello che mi purifica, ma è la purificazione del cuore. Ecco, le opere buone, amare il prossimo, perdonare il nemico, amare il nemico, pregare per il nemico, vivere nella santità, nella purezza, vivere nelle virtù. Allora, dobbiamo farlo, perché se non lo facciamo siamo responsabili gravemente davanti a Dio. Allora, la libertà dei figli di Dio è una libertà che riguarda il peccato e che riguarda la morte spirituale. E quindi noi rinunziamo al peccato per questo. Poi rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Ancora ritorna, vedete, la promessa del battesimale su questo tema. Rinunziare alla seduzione del male. Quindi non solo al peccato, ma alla seduzione del male. Perché il peccato appunto affascina spesso, ecco, e seduce. E noi vogliamo rinunziare. Il cristiano rinunzia a questo con una promessa solenne. Una promessa solenne dice: io non voglio seguire il male. Poi, ancora più forte, quindi il peccato, il male, Satana. Rinunziate a Satana, è origine e causa di ogni peccato e ogni sua tentazione. Ecco, sì, anche a questo dobbiamo dire sì. Però per poter dire queste tre volte rinunzio, dobbiamo veramente vivere la nostra consacrazione alla Madonna. È una grazia la consacrazione alla Madonna, perché ci dà la capacità di dire, di capire che cos'è il male, che cos'è Satana, ancora meglio, e ci dà la capacità di dire veramente rinunzio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio, che ci ha rigenerati in Cristo dall'acqua e dallo Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo, hai dato la vita al mondo, concedi a noi di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce di te, che sei risorto e vive e regni nei secoli dei secoli. Quindi il battesimo ci inserisce profondamente in Cristo Gesù. È bellissimo questo, no? Con il battesimo inizia l'inabitazione della Santissima Trinità nella nostra anima, che riceve la grazia di Dio, e con il battesimo la nostra anima viene trasformata in Cristo. Per questo noi col battesimo interiormente e sostanzialmente veniamo conformati a Gesù, così che, ecco, nell'anima abbiamo l'immagine di Cristo stampata, apparteniamo a Lui, è impossibile, ecco, che apparteniamo ad altri. Anche se andassimo all'inferno avremmo l'immagine di Cristo, sfigurata, deturpata, questo fa il peccato, ma abbiamo Cristo. Ecco, è un'opera divina potentissima il battesimo, no? Veniva chiamato sigillo per questo, no? Perché l'anima viene trasformata, riceve la forma di Cristo. Ecco, siamo stati battezzati in Cristo nella sua morte per poter risorgere con Lui. Allora chiediamo in questo luogo il dono della resurrezione. Ecco, il dono di morire completamente a noi stessi, al demonio, alla carne, al mondo, e di vivere sempre con Lui. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Amen. Diciamo insieme: sei tu la nostra vita. Dio è nostro Padre, innalziamo a Lui con fiducia la nostra preghiera di figli. O Dio nostro Padre, che hai creato l'uomo perché viva in te, sei tu la nostra vita. O Dio nostro Padre, che con la beata passione del tuo figlio hai fatto passare l'uomo, ecco il passaggio, no, dell'uomo, il passaggio del Giordano indica questo, hai fatto passare l'uomo dalla morte alla vita. Il bambino che veniva immerso e poi tirato fuori è proprio il segno sacramentale del passaggio dalla morte, sepoltura, alla vita. Ecco, noi è rimasto il segno dell'acqua sulla fronte, che è sufficiente. O Dio nostro Padre, che hai mandato il tuo figlio perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza, dove c'è l'acqua, ecco, è il segno dell'abbondanza dei doni divini. Preghiamo, sei tu la nostra. O Dio nostro Padre, che ci hai dato in dono lo Spirito Santo, e qui scende, no? Su Gesù, immaginiamo, scende lo Spirito Santo come colomba, questo è il mio figlio prediletto. Ci hai mandato lo Spirito Santo perché docili alla sua azione possiamo essere chiamati in Cristo tuoi figli, e lo siamo veramente. O Dio nostro Padre, che ci vuoi partecipi della morte del tuo figlio, perché per la sua risurrezione camminiamo in novità di vita. O Dio nostro Padre, che per mezzo dell'avacro di rigenerazione dello Spirito Santo ci hai chiamato nella Chiesa a vita nuova, perché siamo testimoni della resurrezione del tuo figlio. O Dio nostro Padre, che nel Cristo primogenito dei morti, tra i morti è risorto alla vita, ci hai dato la speranza della risurrezione. Ravviva in noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta, che non abbiamo, il ricordo del nostro battesimo. Ce l'ha l'acqua benedetta? Ricorda, riavviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta. Il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli battezzati nella Pasqua del Cristo nostro Signore.
egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Atto di affidamento a Maria. Ora ci affidiamo alla piena di grazia, alla benedetta fra tutte le donne, a colei che è beata per aver creduto, a colei che ripete ai cristiani di ogni tempo: fate tutto quello che il mio figlio vi dirà. A colei che dalla croce è stata donata a tutti quale madre, ci affidiamo a Maria, la madre di Dio, la madre della Chiesa, la madre di ogni uomo e di ogni donna. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Padre che vi ha rigenerati alla vita eterna. Vi accompagni il Cristo Figlio di Dio che vi ha accolti come fratelli. Vi guidi lo Spirito che abita in voi e grida Abba, Padre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Siate nel mondo annunciatori dell'amore della Trinità Santissima, andate in pace. C'era questo bagno rituale. Qui sulla sinistra per terra vedete le condutture dell'acqua, l'acquedotto qui a sinistra, acquedotto.
Allora, qui hanno trovato invece testi della Bibbia del secondo secolo prima di Cristo. Questo è importantissimo. Sì, ma quello del testo è lo stesso, più o meno. Questo è l'importante, no? Che si è visto che sostanzialmente... Ecco, e questo è importantissimo per noi, no? Ecco, anche se ci sono varianti particolari. E qui la storia della trasmissione della Bibbia è complessa, no? Perché qui è sempre una zona di settaria, quindi sì, può darsi che qualcosa non è stato trasmesso bene. Allora ci si serve anche delle traduzioni antiche, delle traduzioni latina, siriaca, greca, eccetera, eccetera. Comunque, ebraico e qualcosa in greco e aramaico. Sono conservati molti di loro nel Museo di Gerusalemme, nel Grande Museo. Una delle scoperte più importanti è costituita dal codice di Isaia. Sono state trovate due copie del libro di Isaia, ma una soprattutto è una copia completa, pressoché completa, del libro di Isaia in ebraico del secondo secolo prima di Cristo. Allora capite che è scoperta sensazionale, perché riporta, diciamo, gli studiosi, i filologi, a dei testi di 2000 anni fa e di più di 1200 anni prima dei testi che noi abbiamo fino al momento attuale nell'ebraico, ecco. Allora, poi vedete da lì il torrente. Allora, questa è una caratteristica del deserto, è asciuttissimo, però quando piove, essendo tutta roccia, che cosa succede? Che l'acqua scende da tutte le parti portando pietre e improvvisamente, avete visto gli acquazzoni come vengono improvvisi, butta giù un sacco di acqua e di pietre. Ecco, lì si vede il segno dell'acqua, riempie questa zona e porta l'acqua poi al lago, ed è pericolosissimo. Infatti, quando si va nel deserto, mai fare il torrente, il letto del torrente, perché si viene travolti letteralmente. Ci sono stati incidenti pochi anni fa di persone, di turisti inesperti, che qui sono stati proprio travolti da questi torrenti di acqua e pietre, e non puoi fare niente, che ti scende proprio improvvisamente. Ecco, allora da qui contempliamo il Mar Morto. Il Mar Morto, che questo è il lato nord, è più bello, sì. Poi oggi è pulito perché c'è il vento, cioè al lago di Galilea, dove siamo stati, certe volte era così quando siamo stati, perché c'era stato il vento, pulito, e là l'acqua come uno specchio. Ecco, qui vedete, poi qui siamo a nord, guardate lì, non si vede la fine. 75 chilometri. Dov'era Sodoma e Gomorra? Al sud, all'estremo sud. E in effetti, se voi andate al sud, ma noi non ci andiamo perché non c'è tempo, vedete, l'ultima parte del Mar Morto è tutto sale, proprio è bassissima l'acqua, mentre qui arriviamo a meno... Qua sotto il punto più profondo è 400 metri, questo livello è meno 400, sotto ancora di 400 metri. Invece lì nel sud l'acqua è bassissima e quindi praticamente vedete un sacco di blocchi di sale, ecco. Allora, Sodoma e Gomorra identificata lì, è tutto sale, quindi tutto morto, non esiste più niente.
sulla destra c'è la roccia venerata sulla quale è stato posto il ricordo della presenza di Gesù, ecco, qui sul monte, qui sopra, a destra, sotto l'altare. La pietra venerata, la pietra che ricorda la presenza di Gesù su questo posto. Attenzione, venerate sopra la pietra santa qui sopra, ricordo della presenza di Gesù. Presenza di Gesù qui sulla montagna, no? Che vince le tentazioni. Questa è una chiesa tipica ortodossa. Loro celebrano lì dietro. Ogni tanto poi escono fuori durante la cerimonia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, Figlio di Maria, abbi pietà. Ci troviamo in questo luogo particolarmente santo, dove Gesù ha subito, ecco, la tentazione dal demonio. E è un luogo molto suggestivo, pieno di, ecco, di misticismo, che ci invita a chiedere questa grazia a Gesù, la grazia di vincere tutte le tentazioni che il demonio ogni giorno continuamente cerca di insidiarci sul nostro cammino di vita spirituale e di crescita nell'amore di Dio. Quindi, ecco, imploriamo a Gesù questa grazia particolare perché possiamo essere sempre vittoriosi contro le insidie del maligno, col suo aiuto e col potente aiuto anche della sua mamma, la mamma celeste che gli schiaccia la testa. Bene, sono momenti particolari in cui, ecco, cerchiamo di nutrirci di questa grazia che Gesù ci dona attraverso la sua presenza, che si può assaporare in questi posti, veramente unica, la terra santa. Ecco, Gesù possa veramente donarci quella forza e quel vigore per andare sempre avanti, 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 essere forti nella fede e testimoniare la nostra fede, nonostante le nostre miserie e debolezze. Possa Lui, ecco, intervenire ogni momento nella nostra vita e renderci forte contro il nemico terribile, il demonio. Ave Maria. Chiesetta russa, questa è una delle piazze di Gerico, importanti, molto, un quartiere popolare. Questa è la Jericho Municipality, la piazza principale con il municipio davanti a noi.
Vedete le targhe delle macchine, quelle verdi indicano la targa della Palestina, mentre quelle gialle sono le targhe che vedremo al di fuori. No, davanti è verde, dietro è bianca in genere. Comunque la scritta verde. Questo è il mercato popolare.
Maria.